Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Bella domenica ci regala il nuovo anno. Bella giornata. Dice San Giovanni nel Vangelo che abbiamo letto oggi: in lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Gli uomini parlano tanto della luce, ma spesso preferiscono la tranquillità ingannatrice del buio. Noi parliamo tanto della pace, ma spesso ricorriamo alla guerra, o scegliamo il silenzio complice, oppure non facciamo nulla di concreto per costruire la pace. Infatti, dice San Giovanni, che venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto, perché è il giudizio è questo: la luce, Gesù, è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Così dice nel Vangelo San Giovanni. Il cuore dell'uomo può refutare la luce e preferire le tenebre, perché la luce mette a nudo le sue opere malvagie. Chi fa il male odia la luce. Chi fa il male odia la pace. Abbiamo iniziato da pochi giorni il nuovo anno nel nome della Madre di Dio, celebrando la Giornata Mondiale della Pace sul tema non più schiavi, ma fratelli. Il mio auspicio è che si superi lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo. Questo sfruttamento è una piaga sociale che mortifica i rapporti interpersonali e impedisce una vita di comunione improntata a rispetto, giustizia e carità. Ogni uomo e ogni popolo hanno fame e sete di pace. Ogni uomo e ogni popolo hanno fame e sete di pace. Pertanto, è necessario e urgente costruire la pace. La pace non è soltanto assenza di guerra, ma una condizione generale nella quale la persona umana è in armonia con se stessa, in armonia con la natura e in armonia con gli altri. Questa è la pace. Tuttavia, far tacere le armi e spegnere i focolai di guerra rimane la condizione inevitabile per dare inizio a un cammino che porta al raggiungimento della pace nei suoi differenti aspetti. Penso ai conflitti che insanguinano ancora troppi giorni del pianeta, alle tensioni nelle famiglie e nelle comunità, ma in quante famiglie, in quante comunità, anche parrocchiali, c'è la guerra. Come pure penso ai contrasti accesi nelle nostre città e nei nostri paesi tra gruppi di diversa estrazione culturale, etnica e religiosa. Dobbiamo convincerci, nonostante ogni contraria apparenza, che la concordia è sempre possibile, ad ogni livello, in ogni situazione. Non c'è futuro senza propositi e progetto di pace. Non c'è futuro senza pace. Dio, nell'Antico Testamento, faceva una promessa.
profeta Isaia diceva: spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, nelle loro lance faranno falci. Una nazione non si alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. È bello. La pace è annunciata come dono speciale di Dio nella nascita del Redentore. Pace in terra agli uomini che Dio ama. Tale dono richiede di essere implorato incessantemente nella preghiera. Ricordiamoci, qui in piazza, quel cartello, alla radice della pace c'è la preghiera. Deve essere implorato questo dono e deve essere accolto ogni giorno con impegno nelle situazioni in cui ci troviamo. Agli albori di questo nuovo anno, tutti noi siamo chiamati a riaccendere nel cuore un impulso di speranza che deve tradursi in concrete opere di pace. Ma tu non vai bene con questo? Fa la pace. Casa tua, fa la pace. Nella tua comunità, fa la pace. Nel tuo lavoro, fa la pace. Opere di pace, di riconciliazione, di fraternità. Ognuno di noi deve compiere gesti di fraternità nei confronti del prossimo, specialmente di coloro che sono provati da tensioni familiari o desideri di vario genere. Questi piccoli gesti hanno tanto valore, possono essere semi che danno speranza, possono aprire strade e prospettive di pace. Invochiamo ora Maria, Regina della Pace. Lei, durante la sua vita terrena, ha conosciuto non poche difficoltà legate alla quotidiana fatica dell'esistenza, ma non hai mai smarrito la pace del cuore, frutto dell'abbandono fiducioso alla misericordia di Dio. A Maria, nostra tenera madre, chiediamo di indicare al mondo intero la via sicura dell'amore e della pace. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris, digni officiamur promissione bus Christi. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniobimus, per passionem eius et crucem a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luce a Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Cari fratelli e sorelle, rivolgo un cordiale saluto a tutti voi, cari pellegrini venuti dall'Italia e da vari paesi, per prendere parte a questo incontro di preghiera. In particolare, saluto i fedeli di Caserate Dada, a Fianello, Valvembrilla e Verona. A ciascuno formulo l'augurio di trascorrere nella pace e nella serenità questa seconda domenica dopo Natale, in cui si prolunga la gioia della nascita di Gesù. E come è stato già annunziato, il prossimo 14 febbraio avrò la gioia di tenere un concistoro, durante il quale nominerò 15 nuovi cardinali che, provenienti da 14 nazioni di ogni continente, manifestano l'inscindibile legame fra la Chiesa di Roma e le chiese particolari presenti nel mondo. Domenica 15 febbraio presiderò una solenne concelebrazione con i nuovi cardinali, mentre il 12 e il 13 febbraio terrò un concistoro con tutti i cardinali per riflettere sugli orientamenti e le proposte per la riforma della Curia Romana. I nuovi cardinali sono Monsignor Dominique Mamberti, arcivescovo titolare di Sagona, prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Monsignor Manuel José Macario do Nascimento Clemente, patriarca di Lisbona, Portogallo. Monsignor Berenjesus de Mereu Sourafil, arcivescovo di Addis Abeba, Etiopia. Monsignor John Acherly Dew, arcivescovo di Wellington, Nuova Zelanda. Monsignor Edoardo Menichelli, arcivescovo di Ancona Ossimo, Italia. Monsignor Pierre Nguyen Van Noon, arcivescovo di Hanoi, Vietnam. Monsignor Alberto Suarez Inda, arcivescovo di Morelia, Messico. Monsignor Charles Maung Bo, arcivescovo di Yangon, Myanmar. Monsignor Francis Xavier Krinsak Kovitahavani, arcivescovo di Bangkok, Thailandia. Monsignor Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento, Italia. Monsignor Daniel Fernando Sturla Beruet, arcivescovo di Montevideo, Uruguay. Monsignor Ricardo Blasquez Pérez, arcivescovo di Valladolid, Spagna. Monsignor José Luis Lacunza Maestro Juan, vescovo di David, Panamá. Monsignor Arlindo Gómez Furtado, vescovo di Santiago de Cabo Verde, arcipelago di Cabo Verde. Monsignor Soane Patita Paini Maffi, vescovo di Tonga, isole di Tonga. Unirò inoltre ai membri del collegio cardinalizio 5 arcivescovi e vescovi emeriti di diversi paesi, che si sono distinti
per la loro carità pastorale nel servizio alla Santa Sede e alla Chiesa. Essi rappresentano tanti vescovi che con la stessa sollecitudine di pastori hanno dato testimonianza di amore a Cristo e al popolo di Dio, sia nelle chiese particolari, sia nella curia romana, sia nel servizio diplomatico della Santa Sede. Essi sono Monsignor José de Jesús Pimiento Rodríguez, Arcivescovo Emerito di Manizales, Monsignor Luigi de Magistris, Arcivescovo titolare di Nova, Pro Penitenziere Maggiore Emerito, Monsignor Carl Josef Rauba, Arcivescovo titolare di Giù Balzania, Nunzio Apostolico, Monsignor Luis Héctor Villalba, Arcivescovo Emerito di Tucumán, Monsignor Julio Duarte Langa, Vescovo Emerito di Xai-Xai. Preghiamo per i nuovi cardinali affinché, rinnovando il loro amore a Cristo, siano testimoni del suo Vangelo nella città di Roma e nel mondo, e con la loro esperienza pastorale mi sostengano più intensamente nel mio servizio apostolico. Buona domenica a tutti. È una bella giornata per fare le visite ai musei. Per favore, non dimenticate di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.